Pace di Cristo, cara e amata Chiesa Apostolica, nel nome santo di Gesù, oggi martedì 18 di luglio dell'anno 2017. Ieri abbiamo parlato della parola intercessione, dare la faccia, intercedere, intercettare un qualcosa, fermarla fino a un punto che possa, invocando il nome di Gesù, prendendo cura di una richiesta, una petizione, una situazione davanti al Re, prendendo la nostra, la presentiamo davanti al Re, intercedendo. Se avete il tempo, ascoltate la puntata di Uomini, intercessione del lunedì 17 di luglio. E se volete avere una guida di preghiera per la Chiesa locale, è importante pregare per la Chiesa di Torino e di Milano, per ogni anima battezzata nel suo nome, come sta nel registro di ogni chiesa. Pregate per la famiglia pastorale della Chiesa di Torino, la guida, l'incarico, la responsabilità della guida della Chiesa di Milano. In un secondo piano molto importante sarebbe chi è un membro attivo della Chiesa, e pregare nel nome di Gesù per quelli che sono deboli nella fede, per i visitanti. Nel mese di luglio abbiamo avuto vari visitanti e si può menzionare i nomi di questi visitanti nel nome di Gesù. Si può fare un elenco di quelli membri che sono attivi nella Chiesa oggi e pregare per ogni famiglia nel nome santo di Gesù. Dopo, fratelli, arriva la preghiera per ogni matrimonio della Chiesa di Torino, non solo ogni cerimonia, ma anche ogni benedizione donata a 25 coppie nel nome santo di Gesù. Giuseppe e Nancy, José ed Yvette, Orlando e Flor, Bruno e Valentina, Enzo e Deborah, Giuseppe, Giovanna, Fernando, Elisa, Leonardo e Caterine, José e Yvette, alleluia, Massimo e Carmen, Maurizio e Vita, Carlos e Miriam, Pio e Rudy, Francesco e Andreina, Giuseppe, Cristina, Marlon, Veronica, Alessandro, Ilaria, Carmelo, Anna Maria, Fabio, Alessia, Pietro, Anni, Francesco, Annalisa, Adriano, Pamela, Salvatore, Marianna, Jorge, Maria Luz, Denis e Francesca, nel nome santo di Gesù. Per ultimo, fratelli, abbiamo 54 nomi di bimbi per la Chiesa di Torino: Giampaolo, Pier Francesco, Elisa, Amina, Assia, Michele, Dylan, Michela, Sheila, Micaela, Gianluca, Josué, Brian, Fabio, Stefano, Nunzia, Francesca, Luz Chanel, Esther, David, Kristen, Rebecca, Carmen, Gloria, Giorgia, Federica, Eric,
nelle mani del Signore, Ericangelo, Rubén, Sara Maria, Giovanni, Michela, Larissa, Isaia, Herbert, Steven, Michel o Michelle, Samuele, Ethan, Daniele, Mattia, Christopher, Wayne, Alessandro, Antonio, Davide, Noemi, Giulia, Ezequiel, Fernando, Taisha, Abraham, Antonio, Grace, Victoria, Elia, Ginevra, Emmanuel, Sara, Keila, Angel, Victor, e il prossimo sarà Gabriele, nel nome santo di Gesù. Signore, intercediamo per la tua Chiesa, viva, apostolica, certa, veritiera. Signore, benedisce tu, Signore, ogni azione apostolica della Chiesa. Signore, intercediamo nel tuo santo nome. E potete pregare in dettaglio dopo aver finito, forse di menzionare vari nomi che vengano al tuo cuore, che il Signore metta nel tuo cuore, e prega e intercede il tempo che sia necessario nel nome di Gesù. E questo è semplicemente parte della nostra preghiera responsabile. Ogni giorno, ogni settimana, ogni mese, nel nome di Gesù. Prendete il tempo ogni giorno da intercedere per la Chiesa locale, per l'autorità locale, per la Chiesa del nome di Gesù, pentecostale ed apostolica in tutta Italia, per il resto del mondo. Le nostre autorità, la nostra copertura, nel nome di Gesù. Questo è semplicemente la superficie, l'inizio di una intercessione, una preghiera di intercessione che può maturare, può crescere, può entrare in una profondità che solo il Signore conosce durante la giornata. Tra l'altro, non può avere una benedizione più grande. Dio benedisce a chi intercede grandemente, fratelli. Quello che mette da parte il suo proprio bisogno e intercede per un altro nel nome santo di Gesù. Pace di Cristo, Dio vi benedica grandemente. Il tema, la preghiera di intercessione.